Siamo con Lanfranco Zappalà, consigliere comunale di Catania, che vorrebbe nella sua città una nuova terra dei fuochi. È vero che le cose stanno così? Guardi, mi viene veramente da ridere. Innanzitutto la ringrazio per l'intervista, ma non è assolutamente così. Ovviamente una mia proposta, sotto forma anche di provocazione, ma qualcosa di verità l'ho detta, riguardava il problema della spazzatura e riguarda il problema della spazzatura a Catania. Noi abbiamo in questi giorni subito un violente nubifragio, ovviamente ha messo da parte in quel momento il problema che si è ripetuto nella città di Catania, cioè dire trovare la città invasa dall'immondizia. Allora, dato che nessuno ci ha messo la faccia, dato che nessuno scriveva, nessuno diceva niente, io mi sono permesso di suggerire all'amministrazione, dato che avevo letto che l'amministrazione comunale aveva chiesto lo stato di emergenza in città della spazzatura, di fare una semplicissima proposta, anche sotto forma di provocazione, ma qualcosa a cui io veramente tutt'oggi dico, non penso di aver fatto o detto qualcosa di male. Ho detto, cosa preferite? Vedere una città sommersa di spazzatura? Oppure vedere se ci sono dei terreni abbandonati comunali, terreni idonei, dove possiamo andarla a spostare temporaneamente per non far vedere la città sotto tutti i giornali, da un punto di vista anche turistico e soprattutto per non creare l'incolumità di quell'igienica sanitaria che oggi purtroppo tantissime famiglie stanno chiedendo Ecco, all'amministrazione. ma chiariamo questo punto. Allora, io È cosa ho una detto? provocazione o Allora, una guardi, la mia è proposta vera e stata propria? ovviamente una provocazione che ha scatenato e mi fa piacere subito che l'amministrazione si sia messa in moto, che comunque sicuramente l'avrebbe fatto, ma che tanti altri colleghi, consiglieri comunali e anche persone della società civile hanno sollevato, ovviamente dopo questo posto che ha creato, tra virgolette, i polveroni. Io chiamo una tragicomica vicenda avvenuta ieri, in un momento che magari poteva essere passato diversamente con la famiglia, ma ovviamente sono rimasto sul pezzo perché mi sono visto ingiustamente attaccato da chi invece forse doveva dire qualcosa su questa città, soprattutto a partire anche da Legambiente, invece di scrivere qualche cosa nei miei riguardi senza fare una Anche proposta. perché siamo d'accordo sul fatto che trasferire dei rifiuti su un terreno dal punto di vista ambientale Ma sarebbe un guardi, io non disastro. ho detto questo, io ho detto dato che siamo in emergenza sanitaria. Quando c'è un'emergenza, c'è un'emergenza. E allora, se la città deve essere invasa e se l'amministrazione comunale aveva fatto capire che c'era la possibilità che questa immondizia potesse restare nella città di Catania per 10 o anche 15 giorni in più. Allora io ho detto, che senso ha lasciare l'immondizia che arriva ai primi piani? Vediamo se c'è qualche terreno idoneo, lontano da case, da aziende, da tutto, che non crea nessun problema e l'andiamo a depositare temporaneamente lì, aspettando poi ovviamente che si aprano le discariche per poi continuare il processo di smaltimento dei rifiuti. Questa è mia proposta bonaria, fatta alla luce del sole, senza, beh, mettendoci la faccia e soprattutto senza aver insultato nessuno e senza aver toccato nessun regolamento che possa, che le posso dire, distruggere l'ambiente. Io non volevo fare nessuna terra dei fuochi, né volevo chiamare ditte private o terreni privati. Ho detto, ci sono terreni comunali abbandonati nella città di Catania, lontano da tutti e da tutti. Siamo in grado di togliere questa spazzatura che veramente ci sta facendo ridere tutta l'Italia e la possiamo mettere temporaneamente lì? Questa mia proposta è diventata, che ne so, un attacco da parte dei 5 Stelle. E immagini, è andato pure anche nella commissione, al presidente della commissione antimafia, il che mi fa a quanto ridere, perché invece di interessarsi di problemi seri si interessa di un semplice consigliere comunale che ha fatto una proposta banalissima, ma ovviamente provocatoria, e questo sono orgoglioso, perché da ciò ha scatenato comunque l'interessamento verso E la a città. proposito del Consiglio Comunale, si è subito espresso contro, ha voluto subito esprimere la propria distanza dalle dichiarazioni. Le spiego anche questo passaggio. Il problema, vede, quando lei scrive una cosa e mette una virgola o non mette un punto interrogativo, c'è sempre qualcuno che poi le interpreta in maniera diversa. Ovviamente, sempre qualcuno speculando su ciò che avevo detto in maniera bonaria e semplice, ha detto che era una proposta che io volevo portare in consiglio comunale. Ovviamente i miei colleghi, tutti, non Presidente quelli, a Castiglione in partire dal persona. presidente Maffi, che poi l'ho sentito, abbiamo chiarito, a partire da tanti, giustamente tutti i consiglieri comunali, si sono alzati dalla sede per dire: ma questa è una proposta inaccettabile, che non possiamo votare noi come consiglio comunale. Ma infatti era una proposta che non doveva, che non può passare dal consiglio comunale. La mia è stata un suggerimento all'amministrazione pugliese per dire: che facciamo? Restiamo la città così, vediamo se c'è qualche terreno. Quindi qualcuno, ovviamente, e io lo dico in maniera chiara, mettendoci la faccia, il Movimento 5 Stelle, ha cavalcato
questa mia proposta bonaria, portandola fino a Roma, chiedendo le mie dimissioni da vicepresidente del Consiglio Comunale, il che, mi crede, mi fa alquanto ridere e mi fa anche stare veramente bene, perché se questa è la politica vuol dire che sono sulla strada giusta. Insomma, Lanfranco Zappalà non è come il personaggio interpretato da Tony Servillo in Gomorra, che va a cercare terreni per nascondere rifiuti. Ma quale nascondere rifiuti? Io ho detto, guardi, poi ho chiamato qualcuno, anzi vi dico anche una cosa in più, qualche sindaco, non voglio fare il nome, mi ha chiamato dicendo: guardi, io sono stato sindaco di un paese, abbiamo avuto la stessa identica situazione, in un stato di emergenza io ho trovato terreni esterni di andare a depositare immediatamente, ma intanto li levavo dalla città. Perché guardi, uno, due giorni, tre giorni, quattro giorni ci possono stare, ma 20 giorni di immondizia a Catania, e vedendo quello che c'è stato, lo possiamo andare a vedere. Mi dispiace che questa intervista la stiamo facendo dietro una bellissima roccia, ma non dietro l'immondizia che c'è a Catania. Ecco, questo. Anche perché non potremmo respirare. Anche perché non potremmo respirare. Dico, ovviamente, dice: guarda, hai fatto una cosa giusta, una proposta giusta. Poi, ovviamente, l'amministrazione, qualora fossimo stati in emergenza, andava a vedere se questi terreni erano idonei, se si potevano fare, ma la mia è stata una proposta per dire: io voglio la città libera dalla spazzatura, è possibile? Oppure dobbiamo stare 20 giorni, anche perché ci avevano chiuso tutte le porte, a partire dalle discariche che ovviamente sono chiuse. Non vuole dire il nome, è un ex sindaco di un comune etneo? No, non importa, perché mi ha detto Lanfranco: guarda che questa cosa che hai fatto tu è una cosa che ho fatto anch'io, e giustamente in un momento di emergenza sanitaria non c'è legge che esiste. Se c'è emergenza, c'è emergenza. È come quando crolla un ponte e facciamo una strada alternativa, mica andiamo a vedere se ci sono linee del piano regolatore ed altro. Ecco, al di là di questa battuta, io dico questo. Oggi l'amministrazione comunale ha detto che entro 5 giorni libererà la città dalla spazzatura. Io sono contento, sono entusiasta, sono felice, mi auguro che ciò avvenga, però se da questa mia interrogazione, questa mia proposta, questa mia anche provocazione, che un fondo di verità c'è, ovviamente, ha scatenato qualcosa per risvegliare questa città, per dire: liberiamoci da questa spazzatura, sono ben contento e attendo l'amministrazione comunale in ciò che ha detto poi nella realtà. Insomma, in conclusione, Lanfranco Zappalà l'incompreso, le va bene come definizione? No, sono stato molto chiaro e molto lineare, magari qualcuno ha cavalcato in più questa cosa, ma in politica oggi ci sta.